Ciao figliuoli, come state? Bene? Allora, che strategie usa una donna in chat? Siamo qua con Jasmine, ok? Allora, Jasmine, che strategie utilizzi con un ragazzo che ti piace in chat? Sicuramente cerco un attimino di non. Vorrei appunto che la chat si trasformasse in un incontro dal vivo, un appuntamento. Quindi cerco Ok. sempre di fare un pochino più la misteriosa e magari buttare un po'. Beh, quando ci vediamo, beh, che facciamo? Beh, un caffè? Sì. Ok, sono assolutamente d'accordo. Prima tecnica è questa. Si svela poco, ma secondo me non svelare poco anche perché vuoi far investire il ragazzo. Chiaramente, sicuramente, certo. Un'altra strategia che una ragazza utilizza è sicuramente lo scrivere poco e o bilanciare la quantità di messaggi che manda, come quella dello studente. Cioè, non troverai mai una ragazza che ti inonda di papiri. No, assolutamente no, non lo darei mai, no. È una cosa molto più calibrata, come hai detto, equilibrata e sì, questo Ti faccio diciamo. una domanda. Sì. Invece, una ragazza utilizza strategie quando deve visualizzare e non rispondere, o visualizzare e rispondere dopo un po', eccetera. Purtroppo sì, le usano, queste strategie le usano sia le ragazze che i ragazzi in realtà, quindi siamo molto simili da questo punto di vista, però sì, si utilizzano. Perché le usate? Sempre per la questione del non rispondo subito perché devo far vedere, devo magari l'interesse, oppure visualizzo la storia ma non rispondo al telefono perché devo far vedere, cioè sono tutte strategie per aumentare sì quello che è l'interesse fondamentalmente. E non quella persona perché non la posso avere, quella persona è scarsa, non la posso avere, quindi in qualche modo mi faccio Poi appunto. loro si fanno condizionare da che cosa? Dal fatto che tu, comunque tu, nel senso, tu ragazze, le ragazze, scrivono: no, ma a me piace quello semplice, quello che è se stesso, no, ma le tecniche, no, ma io non le uso, sono me stesso, sono naturale. E voi ci credete. Sì, Proprio come dei esattamente. polli di Aia in batteria biologici, cose biologiche, beccano il cibo, vanno in giro, esattamente così. In batteria. Apriamo un problema e voi beccate. Beccate. Bravi, noi vi diciamo il contrario. Anche le ragazze che ci sono mi fanno troppo ridere, per volte quando sono successo a cagare, leggo gli insulti che arrivano alla pagina, perché ne arrivano di continuo, continuate per cortesia. E anche le ragazze scrivono: sì, vabbè, ma se mi scrivi una cosa che ha detto questo coglione qua, io ti blocco. No, e poi tu sei proprio quella che va dietro a quello che fa lo stronzo. Cioè, l'ex com'era? Lo ricordi? Strisciavi, bravo, vedi? Mi fa ridere queste cose perché non sono obiettive, non c'è Esatto, obiettività. è vero. E lavorano quando dite questa roba con la mentalità razionale, mentre quando vi innamorate, quando siete dietro qualcuno, quando vi piace qualcuno, lavorate con la mentalità emozionale. Certo, sì, è vero. Sì, chiaramente sì, diciamo, l'uomo semplice, ma la strategia comunque sì, funziona. Bisogna un po' cercare di metterle in pratica, appunto, questa strategia. Strategie. Dosatele. Sì, Però le chiaramente. usano sempre. Perché però dite che non le dovete usare? Cioè, perché le dite che l'uomo deve essere se stesso? Sai che non so perché questa cosa c'è nella nostra mente. Perché l'uomo in realtà se stesso è bello anche, però effettivamente ciò che colpisce è un pochino anche come si sa destreggiare in È un una. metodo. È un Cioè, metodo, io esatto. penso che qualunque attività che riesci a padroneggiare ha di per sé. Tu che cosa fai nella vita? Cosa? Studio, relazioni internazionali. Come mia sorella, c'è un metodo di studio, c'è un Chiaro. metodo nel, adesso non so che cosa, c'è un metodo nel fare una torta, c'è un Esatto. metodo nel come calciare una punizione, cazzo, c'è un metodo per qualunque cosa, c'è un metodo anche su come rapportarsi con una ragazza. Esatto, sicuramente, Così, sì. le regole non le facciamo noi. Ciao ragazzi.